Voi ancora date retta a Fitto, non lo ascoltate proprio, parlate solo quando ci sono documenti scritti e atti politici e amministrativi, punto. Tutto il resto sono chiacchiere al vento. Ancora ha detto, ha fatto, vogliamo vedere gli atti concreti, perché quando devi amministrare, quando devi appaltare un'opera, devi avere la certezza del finanziamento. Non è che appalti un'opera, vedremo, faremo, diremo, eccetera, eccetera. Questo è il nostro problema. È un anno e mezzo che non c'è nessuna risposta concreta sull'utilizzazione dei fondi di sviluppo e coesione. Il ministro Fitto deve rispondere ad una domanda. Quando, giorno e ora sono utilizzabili concretamente i fondi di sviluppo e coesione che sono bloccati da un anno e mezzo? Di chiacchiere, Fitto ne ha dette tante. È un anno che sta ripetendo le stesse stupidaggini. La mia domanda è molto semplice. Quando sono concretamente disponibili questi fondi per aprire i cantieri, per fare le strade, per dare una mano al litorale Domizio, ai campi Flegrei e ai comuni che rischiano di andare in dissesto? Ad oggi non c'è nessuna risposta concreta. Stiamo vedendo, vedremo, faremo, firmeremo. Allora, noi continuiamo a combattere perché queste risorse, peraltro destinate al sud per l'80%, siano davvero spendibili. Ho visto questo passaggio continuo di ministri a Caivano. Metteremo due tende della protezione civile della regione Campania per dare ospitalità a tutti quelli che vengono in pellegrinaggio, tutti i ministri che staranno qui, immagino, fino alle elezioni europee, poi scompariranno come erano scomparsi prima.